un ex tennista. Io non so se tu hai avuto modo di giocarci insieme. Matteo Renzoni, so di sì. Purtroppo no, però ti dico soltanto che se uno è tennista non puoi mai diventare ex. Cioè, se sei tennista, sei quindi tennista. Matteo Branciamore non è un attore, ma è un tennista per sempre. Va bene così come definizione? No, sono d'accordissimo. Non sono mai stato tennista. Ecco, sono d'accordissimo. Non sono mai stato tennista. Sono d'accordo. Allora, scusate, però io qui vi interrompo perché... No, non tiriamo fuori storie vecchie. Ti devo interrompere. 14 anni perché non fanno testo. Allora, io ho rivisto ieri sera Matteo Branciamore e non lo vedevo da alcuni anni, parecchi. Miracolo che mi ha riconosciuto. È il contrario, in realtà. Lui aveva già la barba un po' meno bianca, io avevo un po' più di capelli. Esatto. In realtà giocavamo insieme da molto piccoli. Lui era un discreto tennista. Però tu che cosa hai detto ieri? Però ho detto, tra tennis e calcio eri veramente un bravo calciatore. Bene. Ridendo abbiamo detto che è un po' è una sorta di Suso in forma, come dire, cinematografica, perché ha un sinistro che io c'è ancora un ricordo là in mezzo, non lo trovo, ma c'è. No, c'è un grande complimento. Sì. Allora, la storia è che a me dava molto fastidio quando eravamo ragazzini, perché lui era proprio forte a giocare a pallone. Forse no, adesso non lo so. In realtà poi lui pensava di trovare lì in studio il più forte centrocampista italiano tra gli attori, Edoardo Leo. Sì, ma in arrivo, tra l'altro, volevamo sapere. Guarda, facciamo una cosa, facciamo un cambio in divenire, perché l'argomento tennis lo affrontiamo con Meloccaro, quindi il Matteo Branciamore tennista con Meloccaro. Lo abbiamo già sepolto, tra l'altro, perché ha detto, si è dichiarato, autodichiarato fuori dai giochi. Al pronti via è stato sepolto. Posso anche andare a sciare adesso. Beh, in realtà Matteo Branciamore oggi ha giocato a curling, perché la vera notizia è questa, perché qui siamo a Cortina, festival di cortometraggi, non c'è un posto migliore per fare un festival di cortometraggi, viene da sé, e non c'è un posto migliore per giocare a curling se non il Palazzo del Ghiaccio di Cortina, perché è un posto dove addirittura hanno fatto le Olimpiadi Invernali nel 56. Tu c'eri? Io ovviamente conosco tutta la storia del curling, ho giocato oggi la mia millesima partita, ho vinto e ho male in tutto il corpo per 20 minuti, è uno sport molto duro, sai? No, l'ho visto tra l'altro molti possibili infortuni. Poi c'è un'altra cosa, in realtà tu hai rischiato di avere male a tutto il corpo durante il set dell'ultimo film. Perché con presenza di te, sì, con Alessio Sacara. Ecco, tra l'altro Sara Benci lo conosce bene perché è stato in studio qua, nel nostro pomeriggio sul suo divano. Sì. E nel trailer c'è mai contraddirlo. Direi di no, siamo tutti amici suoi. C'è una scena in cui mi pare che tu prenda uno schiaffo. In realtà non da Sacara, se no non ero qua in collegamento. E per fortuna no, era da Vaporidis, per fortuna, quindi un'altra stazza. Però invece nel film Alessio è tranquillissimo, è molto gentile. Devo dire che sì, lui fa un po' paura quando lo vedi. Quando no, fa molta paura. Molta paura, sì. Invece è un ragazzo dolcissimo, sapete? Io lo conosco ormai, cioè abbiamo già dato il film, non farebbe male del male a una mosca. Senti, ma è Matteo, vero che tu hai anzi iniziato entrambi, a Matteo, fare l'attore o comunque qua... Sì, aspetta, perché saluto Stefano Meloccaro. Okay, con grande e onore. Facciamo il cambio di casa. Salutalo anche a me, grazie. Perfetto, perché sta per arrivare qua Edoardo Leo, che conosce molto bene Matteo Branciamore, così magari anche a proposito di curling può dire la sua, e Alessandro Aronadio. Allora, ciao Stefano, intanto vi faccio ancora continuare la chiacchierata mentre qua facciamo il cambio, dai. No, stavo dicendo, ieri sera mi hai raccontato che in realtà quando hai cominciato a fare questo mestiere... Che ho iniziato per giocare a pallone negli stadi, certo. Cioè il derby del cuore... Sì, questo è il mio scopo, sì, era esattamente... Dove hai giocato, all'Olimpico? L'Olimpico, anche a San Siro ai tempi. Quindi per un romano tifoso del Milan... Sì, è stato particolare, sì, un'emozione particolare. Senti, ma ti aspettavi che Gattuso portasse il Milan a questo punto della classifica? No. No, e mi sono ricreduto perché adesso mi piace proprio la squadra come gioca. Ma prima era facile. Questa storia del doppio centravanti, cioè meglio solo Cutrone o Cutrone con André Silva, tutto sommato? Io sono un cutroniano, cioè, sì, proprio, cutroniano. Sì, io lo adoro. Però a me piace molto anche André Silva, secondo me è forte. Adesso che si è sbloccato può giocare insieme. Allora, tu sei cutroniano, sul divano si sta sedendo uno ionista, se non sbaglio. Sì. Mi confermi, Sara? Sì, confermo. Anzi, io stavo cercando di capire, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Ad Alessandro Ronadio e a Edoardo Leo. Stavo cercando di capire qual è la sensazione che prova un tifoso della Roma a sentire un romano tifoso del Milan. Ma questa è una trasmissione, a quanto ho capito, di fantascienza, nel senso, ho sentito dire che Branciamore era bravo a giocare a calcio, cioè cose proprio... parliamo di fantascienza, interessante. Guarda, io ho parlato benissimo, io ho detto il più...
io ho detto sta arrivando il più forte centrocampista tra gli attori. Ho fatto questa premessa. Però vabbè. Speravo di essere il più bravo attore tra i centrocampisti, però vero? Va bene. No, Comunque, Edoardo, sei anche un discreto tennista. No, ma proprio, no, diciamo scarso tennista, dai, veramente. Sono io, diciamo che qui è una trasmissione dove siamo tutti un po' più bravi a fare tutto quanto, però non è proprio così. Come tennista, e Melloccaro lo sa, sono abbastanza scarso, ma anzi mi ha dato molti consigli. Però insomma, che devo fare? Quello di Roma e del Milan, ma è colpa sua, non è che... Dai, tenetevi l'etichetta di attore, che è quella che vi si addice meglio, facciamo così. Matteo, cioè, nel sottopancia lasciamo attore, lasciamo attore, va bene? Nel sottopancia. Se non sì. Mi dispiace. No, facciamo così, no. Dai, lasciamo questo. Io vi ringrazio e vi saluto. Grazie Matteo Branciamore, e poi con Matteo Renzoni ci saranno anche altri Matteo, ospiti. Matteo. Allora, siamo di nuovo a Cortina per Cortina Metraggio e insieme a Matteo Renzoni c'è Anna Foglietta. Ciao, benvenuti. Ciao Sara. Allora Sara, qui a Cortina Metraggio non si gioca a basket, si gioca a curling, ma io Anna Foglietta non l'ho vista al Palazzo del Ghiaccio prima. No, sono andata a sciare, ammetto. Il curling penso che mi potrebbe far male la schiena, io la tutelo con il Pilates, per cui ho detto vado a sciare che mi diverto. Infatti qua le piste, devo dire, sono pazzesche a Cortina, poi una giornata meravigliosa, tutto perfetto. Oh, poi tra l'altro sei tornata con un racconto di un incontro pazzesco. Pazzesco, sì, stavo scendendo per prendere appunto la macchina e vedo una ragazza a cui cade il portafoglio, lo raccolgo, mi giro, era Bebe Vio, che è uno dei miei modelli di vita incredibile, per cui le dico Bebe il portafoglio, e lei dice grazie, stavo cadendo, una sua amica, la quale appunto mancavano delle dita, mi offre la mano, me la tende, insomma era una situazione molto ironica nella quale ci siamo prese tutte quante un po' in giro, però pazzesco, in cui è proprio la sintesi della solidarietà, ecco. Oh, poi tu sei anche l'esempio che in amore è tutto possibile, nel senso che è vero che in casa c'è una situazione un po' complicata a livello di tifo calcistico? Sì, viviamo un derby costante perché io sono una romanista, mio marito è un laziale convinto, solo che mi ha fatto giurare col sangue che fino al compimento dei 18 anni dei nostri tre figli non devo dirlo, per paura di influenzare il loro giudizio, avendo una personalità e un temperamento piuttosto marcato, per cui ho detto tu devi far finta di essere laziale. Mi diverto perché facendo l'attrice interpretare un ruolo così estremo mi diverte. Senti, tornando un po' indietro, 2006, il gioco più bello del mondo, 4-4-2, c'eri tu? C'ero io, che giocavo appunto nella squadra femminile della Lazio e entravo a gamba tesa facendo male alla mia fidanzata, che era Francesca Einaudi. Un film appunto sull'amore, sull'amore tra donne, molto molto bello, ma anche molto divertente, con Alvaro Orvaca e Rolando Ravello. Da rivedere. Allora, qui il tema è il cortometraggio. Mm-hmm. E la domanda che mi viene per fare un po' di commissione e legarla allo sport è, voglio dire... Come si fa a mettere dentro uno spazio così breve una storia che potenzialmente potrebbe anche essere una storia da film? Ma sembra incredibilmente complicato, invece in realtà è uno spazio di grandissima libertà, perché ti consente di fare, proprio da un punto di vista narrativo, tutta una serie di tecniche, di adottare tutta una serie di tecniche che danno in realtà respiro al racconto, attraverso le ellissi, attraverso la sospensione, l'onirico. È un esercizio fondamentale, secondo me, un passaggio obbligato per chi in realtà vuole diventare un regista di lungometraggi e fare cinema davvero. E l'hashtag è inevitabilmente hashtag cortinametraggio, però un hashtag che ci interessa e ci piace sottolineare è quello che ti riguarda direttamente, che è Every Child is My Child, però raccontacelo bene tu. È una ollus nata in seguito all'uso di armi chimiche della guerra in Siria, e, in seguito all'impotenza e alla grande frustrazione che ho provato nel vedere quelle immagini di guerra, ho contattato tutta la mia rubrica, fatta soprattutto di amici, colleghi, registi, attori, cantanti, eccetera, ed è nato appunto questo bellissimo pensiero: ogni bambino è il mio bambino. E poi siamo diventati una ollus e finanziamo un progetto importantissimo, in realtà più di uno, una scuola al confine tra Siria e Turchia in un campo pro. Diamo istruzione a 80 bambini a Rialli, e la scuola si chiama Plaster School, scuola Cerotto, e poi panifichiamo e facciamo entrare il pane anche miracolosamente in Siria e distribuiamo pane per 200.000 persone, e in più un centro di formazione professionale per le donne a Idlib, e lì continua a essere sempre più complicato, però ce la stiamo facendo, per bambine e donne che vogliono diventare future parrucchiere, estetiste, cuoche, sarte, progetti bellissimi finanziati tutto completamente in maniera autonoma, per cui insomma il
sacrificio è enorme, però noi ci crediamo tanto. Anna, noi ti ringraziamo per... i protagonisti del mondo dello sport. Esatto, sì. Grazie. Noi ti ringraziamo per essere stata qua con noi, ti faccio i complimenti per questa iniziativa, davvero. Grazie, e poi grazie, in separata sede, non in una trasmissione sportiva, ma magari d'altro tipo, mi dirai come fai ad essere così in forma anche dopo aver sciato, senza, immagino quasi senza trucco, però questo me lo dici a parte, deve essere un segreto a parte. Sono venuta bene? No, vabbè, benissimo. Perché era la mia grande incognita, benissimo. Dovrò malissimo, a chi se ne importa. Grazie. Volevo soltanto ricordarvi e sottolineare il talento sciistico di Paolo Genovese, che tra un po' intervisterete, ecco, ci tenevo a dirlo. Vai, ci hai scatenato allora. Sta per arrivare Genovese. Lo attendiamo allora. Ci divertiamo a Cortina. Grazie. Ciao Sky, ciao Sara. Ciao, grazie. Buon pomeriggio, ben ritrovato a Matteo Renzoni. Buon pomeriggio a voi. Ciao Sara, allora Paolo è appena tornato da un'ottima sciata, non era presente alla sfida di curling, sono stato lì, ho verificato, e non hai fatto mosse del pinguino, e come diceva Sara ci sono sempre dei dettagli bianco-azzurri nei tuoi film. Ma sì, è insomma un gioco, metto ogni tanto qualche cosa, ma molto piccolo, insomma, che soltanto veramente i fedelissimi se ne accorgono. Una data, un colore, uno scudetto, una maglia, insomma, però piccoli riferimenti porta fortuna. Ho sentito che ripartiamo da Immobile con la nazionale, veramente, però una raccomandazione al mister, non lo stanchiamo troppo perché domenica deve giocare con la Lazio. Senti, ma il gioco dei piccoli indizi laziali nei film è anche un po' per far infastidire i tuoi attori, perché hai spesso dei set parecchio giallorossi. Sono sempre set giallorossi, Giallini, Mastrandrea, Edoardo Leo, un covo di giallorossi i miei set. No, ma non se ne accorgono, non mi piace, poi si crea un clima faticoso sul set, sono buttati là con nonchalance, diciamo. Senti, io ho una curiosità, tu nasci dalla pubblicità, hai fatto molti corti, te ne intendi particolarmente, ma qual è il rapporto che c'è tra il cortometraggio e il lungometraggio? Cioè, è come il calcio a 11 con il calcio a 5? Beh, è un buon paragone, nel senso che poi le regole sono le stesse, sono sempre storie narrate, ovviamente la grossa discriminante è il tempo, i corti sono delle storie brevi, ma non sono la brutta copia del lungometraggio, sono semplicemente delle storie che hanno necessità di un tempo minore per essere raccontate, come la novella rispetto al racconto e rispetto al romanzo, sono delle idee che magari in 5 minuti possono esaurire. Però la grande forza dei cortometraggi è questa, che purtroppo questi ragazzi ovviamente all'inizio non hanno un pubblico, non hanno possibilità di farsi vedere, non è facile esordire con il lungo. Allora il corto diventa un modo per far vedere che si sa raccontare una storia, un modo per portare le proprie storie a un pubblico, ai produttori, ai registi, come ai festival, no, ci sono dei premi. Io ho cominciato grazie a un corto e grazie a un corto ho avuto la possibilità di fare il mio primo lungometraggio perché ha vinto un premio e un produttore l'ha notato, quindi è un modo per farsi vedere. Senti, ma un attore da cortometraggio è anche un attore da lungometraggio? Nel senso, un giocatore di futsal, messo, cioè di calcio a 5, quelli bravi dicono futsal, messo in un campo a 11 può far difficoltà. Sì. La stessa cosa vale per il cinema? No, assolutamente. In questo caso invece la differenza è importante. Lì proprio tecnicamente il calcio a 5 a 11 è diverso, mentre invece la recitazione è recitazione. Anche in uno spot pubblicitario, io faccio anche spot in 30 secondi, la capacità di interpretare un personaggio è quella. Che lo fai in 30 secondi, in 5 minuti o in 4 ore non cambia nulla, no? In fondo poi... Non è una questione di spazi stretti. No, assolutamente no, gli spazi stretti nel cinema fortunatamente. Anzi, se pensi, ogni film, se vogliamo, è fatto da tante scene, quindi da tanti piccoli cortometraggi, da tante piccole situazioni. E per esempio giocatori come Luis Alberto o Felipe Anderson, molto bravi negli spazi stretti e quindi in teoria bravi in un cortometraggio, insomma adesso stanno facendo insieme anche giocando proprio nello stesso 11, no? Con un spesso recentemente Inzaghi è molto spregiudicato, questa Lazio in Champions ci arriva? Io penso di sì quest'anno, non voglio essere scaramantico. È una lotta con la Roma e con l'Inter. La Lazio ha fatto un'annata meravigliosa, ha prodotto un bel gioco, io sono molto soddisfatto. Poi c'ha questi scivoloni che nessuno capisce, ma sembra veramente destino. Ultime 3 partite ha fatto una sconfitta e 2 pareggi in partite, insomma, dove doveva fare secondo me almeno 6 punti. Quindi insomma, le caratteristiche, il tipo di gioco, i numeri ci sono. È chiaro, Roma e Inter sono avversari molto forti, però secondo me quest'anno ce la può fare. Senti, un cortometraggio da non rivedere per quanto riguarda questa stagione della Lazio, per un tifoso della Lazio, sono gli ultimi minuti della partita contro la Juve.
Purtroppo sono gli ultimi minuti di tante partite, ma devo dire contro la Juve è semplicemente sfortuna, più che gli ultimi minuti contro la Juve sono le prime partite di campionato con Fiorentina, con Udinese, con decisioni arbitrali dubbie, imbarazzanti, con questa moviola in campo che secondo me a volte fa venire più nervi che altro, insomma... Meglio la moviola quella del cinema di una volta. No, è meglio la moviola in campo, però utilizzata bene, insomma. Io darei veramente tipo un jolly, un bonus. Ogni allenatore la può chiamare due volte quando giusto. È convinto di qualche cosa. Quindi dare anche una discrezionalità all'allenatore per fargli dire guarda, io sono così convinto, datemene due, uno al primo tempo, uno al secondo, perché altrimenti diventa uno strumento insopportabile. Cioè tipo l'occhio di falco nel tennis. Ecco, bravo, esatto. E Inzaghi l'avrebbe utilizzata quest'anno. Non rivedere, ma sai, tu sei comunque in buona fede, quindi nel momento in cui sei profondamente convinto, quella è una prova, la chiedi ed è giusto che venga chiesta di parte, no? Altrimenti è uno strumento per togliere arbitrarietà e ridiventa arbitrario, allora c'è qualcosa che non funziona, insomma. Ma non dico per la Lazio, dico per tutti, cioè riuscire ad arrivare a un risultato che sia il più equo e giusto possibile, secondo me deve essere un obiettivo assoluto. Certo, non possiamo rovinare la spettacolarizzazione del calcio e fermarci ogni due minuti, per quello darei all'allenatore, che probabilmente è quello che veramente è più attento e sa, la possibilità di scegliere, ora non so, una, due, dico per dire, ma insomma dare un'arbitrarietà alla squadra. Grazie. Grazie. Tra poco per par condicio arriverà anche qualcuno che ha la Roma nel cuore. Va bene. Dopo, grazie. Ciao a tutti. Grazie Paolo Genovese. Ciao. Torno di nuovo a Cortina. Insieme a Matteo Renzoni c'è Roberto Ciuffoli. Buon pomeriggio, benvenuti. Ciao Sara, sono in compagnia di un romanista pervaso da una illogica fede. Confermi tutto? Ma beh, scusa, illogica già è la fede romanista, diventa un tifo metafisico, perché noi abbiamo sempre saputo che essere tifosi di una squadra che vince ogni tanto, poi ti fa disperare, ti porta in un'altra dimensione. Insomma, essere tifosi della squadra che vince sempre tutto è troppo facile, allora a quel punto sono capaci tutti. Essere tifoso della squadra come la Roma, che come dice uno slogan famoso vecchio, la Roma non si discute, si ama. Senti, dire che la Roma è magica non è solo un modo di dire. Ho studiato un po', ho letto delle due cose. Confermi anche questo? Ma certo, guarda, è talmente tanto magica che infatti aspettiamo proprio veramente le magie per riuscire a superare i turni, per arrivare in cima al campionato. Insomma, no, la Roma è veramente una magia che ti prende al cuore. Lo stadio è bellissimo quando è... Il tifo è bello, insomma lo stadio è bellissimo quando è pieno della tifoseria, ma guarda, ti dirò, anche della tifoseria dei cugini, certo. Perché con i cugini laziali c'è questo sfottò che va avanti sempre. Noi a Roma viviamo un po' come il Palio a Siena, cioè il derby dura tutto l'anno, perciò facciamo ogni volta, cioè, poi ci sono scontri fra gruppi di imbecilli che prendono l'occasione per potersi scornare, ma altrimenti lo sfottò romano fra Roma e Lazio è tutto l'anno e va sempre avanti. Senti, questa è la parte di te da tifoso, in realtà tu sei anche un po' calciatore e conosci bene perché la spinta dello stadio. Perché l'uomo è calciatore, tu lo sai. La spinta dello stadio è straordinaria. Tu ridi, Sara, perché questa... ma è così. La spinta dello stadio io l'ho provata fisicamente quando in un derby del cuore ho salvato. Io gioco come terzino destro, proprio da cagnaccio, quello è la struttura, poi era quello. Cioè sei un Florenzi molto 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 meno tecnico. Ma molto meno tecnico, proprio un Florenzi vecchia maniera, ecco. Cioè nel senso, quando lui aveva 4 anni giocava come al meglio delle partite che ho giocato io. E però è successo che una volta ho salvato un gol proprio sulla linea di porta con la curva sud alle spalle, mi sono trovato a centrocampo, non so neanche come, sono andato... Ah, no. È possibile che a centrocampo, alla tua destra se non sbaglio, o a sinistra ci fosse Bruno Conti in quell'occasione? È possibile, sì. Bruno, un mito, tanto che veramente non ci spostavamo per fare la linea fuorigioco perché rimanevamo così. Lui faceva i segni e noi a guardarlo. Senti, tra quelli di oggi con chi è che vorresti giocare? Ma vabbè, insomma, ci sono anche bei nomi importanti, insomma, a me specialmente della Roma io vorrei giocare con tutti, a parte vorrei giocare con Totti, quello ormai rimane, io giocherei con Totti, voglio bene a Totti. Lo sai che stasera ci sono altissime probabilità che Messi non giochi contro l'Italia e questo, come dire, può essere letto anche in chiave sfida contro la Roma del Barcellona?
Sì, io ho capito adesso che il Cristiano, non Ronaldo, ma intendo il Messi, si risparmi per giocare contro la Roma, insomma. Ma sì, insomma, no, io dico che si risparmiasse del tutto, non venisse neanche a giocare, insomma. Io spero, che ne so, in una coda alla vaccinare un po' modificata, che lui vuole assaggiare per forza da quell'attacchino di stomaco, che magari non lo fa entrare in campo. Certo, voglio dire, sono quelle scelte tattiche, capito, che, perché, per, come dire, è un tifo di pancia, capisci? Quindi speriamo che la pancia faccia effetto e ci tolga Messi da... Ma tu ci credi alla possibilità di superare il turno? Scusa, ma sono un tifoso della Roma, se non credessi in questo... Sono spaventato. Ma ti pare? Ma ci credo sì, cioè, ci credo sì. Noi, guarda, siamo talmente tanto convinti che anche se non lo passassimo, è come se l'avessimo passato. Cioè noi il giorno dopo, c'è Easton, fatti. Così, no, ma non c'è la certezza di superare il turno, ma c'è la certezza in ogni caso che qualunque squadra fosse capitata, Barcellona o chiunque altro, certo non sarebbe stata la passeggiata, quindi... Ma ai quarti di Champions è difficile. Ma certo, una volta che arrivi ai quarti, quello ti trovi, quindi perciò se Messi ce la metterà tutto o no, è un problema suo, ecco, insomma, noi siamo contenti già per questo. Va bene, ti saluto Sara, tra un po' arriva un'altra ospite e ripartiremo da Napoli-Roma, quello della vittoria della Roma che ha messo un po' in difficoltà il Napoli. Un po' dispiaciuto veramente, perché di tante partite che si potevano vincere, ma proprio questa, cioè in effetti... Va bene, veramente... Roberto ci è rimasto male. No, beh, che c'entra, però mi è dispiaciuto un po' per... È Napoli. In chiave Juve. Non ho detto questo. Ma scherziamo. Si vede che sei sincero, sì. Ciao Sara, grazie, più tardi. Grazie. Ciao Roberto, ciao Matteo, grazie. La sincerità, ciao, grazie. Riparto da Cortina perché insieme a Matteo Renzoni c'è Maria Pia Calzone che qua i telespettatori di Sky conoscono molto bene. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Sara. Salve, buon pomeriggio Sara. Allora, io non so se hai mai avuto a questa distanza donna Imma Savastano, però io sono un pochino intimorito, dunque lascio a te la prima domanda. Va bene, allora lascio subito, mi lancio subito, perché dato che prima parlavamo della differenza, sulla domanda cinematografica, a sorpresa, perché dato che prima Matteo Renzoni parlava con Paolo Genovese della differenza tra il cortometraggio e il lungometraggio, a questo punto ci inseriamo pure la serie. Sono tre specialità olimpiche, tanto per restare con il nostro linguaggio. Che differenza c'è? Sì, immagino che Genovese abbia già detto le prime due. La serie dà la possibilità di leggere in un tempo più ampio i personaggi e quindi dà la possibilità anche di farli fare dei cambiamenti. Perché le vite sono fatte di cambiamenti e quindi spesso una serie televisiva riesce a creare dei personaggi che rimangono più impressi e più forti nel tempo perché hanno la possibilità di un arco narrativo più lungo e quindi di fare più, diciamo, leva sul pubblico. Allora, siccome ho scoperto che in realtà dal vivo è un po' più buona di quello che pensassi, mi permetto di dire che ho scoperto che in casa sua c'è anche una costante sfida tra Napoli e la Roma, giusto? Sì, purtroppo sì, perché mio figlio è romanista, ma lui sarebbe quasi normale, visto che è nato a Roma e vive a Roma. Il problema è il padre, che da napoletano invece tifa Roma da quando era piccolino, dalla Roma di Falcao, e questo crea delle difficoltà terribili in famiglia, ovviamente. Allora, di serie positive se ne intende parecchio, la serie positiva del Napoli però è stata bloccata proprio dalla Roma nella partita del San Paolo. Sarà stata una serata particolarmente complicata? Particolarmente complicata perché mio padre non riesce a vedere la partita perché gli viene quasi un infarto, quindi lui spera che io a un certo punto telefoni e la mia telefonata significa abbiamo fatto gol, invece c'ho mio marito e il gufo piccolino invece che ovviamente gufano contro, tra le era funeste dell'altro nonno che insomma non risparmia anche, diciamo, un lessico abbastanza colorito, ecco. Esistono dei parallelismi tra l'attore, la figura dell'attore e la figura dello sportivo? Cioè, per esempio, la dedizione e l'allenamento sono fondamentali anche nel vostro mondo? Sì, assolutamente. L'allenamento di tanti tipi, anche a fallire e a rialzarsi.
questo è un, per l'attore è fondamentale, perché il 90% delle volte falliamo e bisogna trovare l'energia per rialzarsi. Poi insomma dovremmo anche fare altre forme di allenamento, ma in quello siamo un po' più pigri degli sportivi. Senti, in questo senso quanto è importante il periodo della gavetta? Cioè tu fai tante cose da tanto tempo, ma sei diventata molto famosa e hai partecipato a tanti progetti da un tempo relativamente breve. La signora, diciamo. No, ma la gavetta è importante per tutti. La gavetta però andrebbe fatta, diciamo, in un'età da gavetta, ecco, appunto nella formazione, nell'età della formazione. Se la gavetta si prolunga, insomma, ti inizia a domandare, a fare delle domande. Però, insomma, bisogna avere il carattere anche per quella. Se continui a considerarla una gavetta, vuol dire che magari sei sulla strada giusta, cioè non ti rassegni, continui a provarci e continui a crederci. Come mai hai deciso di non prendere parte al curling poco fa? Cattivo. Sì, mi sono tenuta ai margini, c'avevo anche il cappello per non farmi notare. No, in realtà perché insomma avevo paura e ne avevo ben donde, perché c'è chi si è fatto male l'osso sacro, chi ha dato una ginocchiata. Insomma, non è proprio uno sport romantico come noi lo vediamo in televisione. Uno sport pericoloso il curling, allora. Ci si fa veramente male, perché è abbastanza pericoloso, perché si scivola, bisogna avere un equilibrio pazzesco. Insomma, io mi sono tenuta un po' ai margini, ecco. Facciamo così, prima di salutarvi, per gli equilibri familiari, scudetto al Napoli e Roma in Champions League, che magari passi anche i quarti di finale col Barcellona, siamo d'accordo? Ma mio padre direbbe che bisogna essere sportivi prima di tutto che tifosi, e quindi a chi se lo merita. Però credo che il Napoli se lo meriti. Maria Pia, io ho visto che tu sei nata... Grazie a voi, grazie. Sei nata a Benevento, in provincia di Benevento, giusto? Ma sì, non so sì, se il tuo cuore è tutto preso dal Napoli, oppure se c'è uno spazietto anche per tifare per un miracolo salvezza per il Benevento. Allora, io sono di origini beneventane, i miei genitori vivono in un paesino in provincia di Benevento, e quando il Benevento è andato in Serie A è stato veramente una soddisfazione per tutto il beneventano, che è una terra meravigliosa e vi consiglio di andare a visitarla. E noi veramente, cioè, sarebbe veramente un sogno poter rimanere, ecco. Sai che forse il Benevento, che ha la maglia giallorossa e che è una squadra di quelle parti lì, potrebbe risolvere il vostro problema in famiglia? No, dici, non lo sì, so, perché c'è Lazio Benevento. Mio figlio non riesce nemmeno a dire a mio padre. Sì, però mio figlio non riesce nemmeno a dire a mio padre che lo esorta in bocca al lupo, nonno, per il tuo Napoli. Proprio non ce la fa. Maria Pia, grazie. Grazie, Maria Pia. Grazie a voi. Grazie Maria Pia Calzone, grazie. Ciao, e grazie a Matteo Renzoni.